Il gruppo positivo di Sala Consilina chiede spiegazioni attraverso un manifesto pubblico al sindaco Francesco Cavallone in merito al conferimento di incarichi professionali e ad imprese per conto del comune. Nel documento, il gruppo positivo, rappresentato in consiglio comunale da Antonio Santarsieri ed Erminia Pinto, ritorna sulle dichiarazioni fatte appena eletto dal sindaco Francesco Cavallone, il quale aveva garantito: "Sarò il sindaco di tutti". Secondo quanto si legge sul manifesto, positivo accusa l'amministrazione Cavallone di conferire incarichi a persone che hanno un rapporto privilegiato con l'amministrazione, assegnando e distribuendo poche risorse importanti a costruire uno strato di consenso solido ed inattaccabile, alimentato con i soldi della collettività. Il gruppo positivo per questo indica quanto già proposto nel corso della campagna elettorale: l'istituzione di un elenco pubblico di imprese e di professionisti idonei a lavorare con l'amministrazione con una turnazione trasparente e consultabile. Le risorse economiche utilizzate da Giunta, assessori e dirigenti d'area, si legge ancora sul manifesto, sono della collettività e in quell'ottica devono essere utilizzate. Qualora si fosse scettici, termina il documento, sul sito web del comune di Sala Consilina è possibile consultare la documentazione che comprova questo reiterato comportamento da parte dell'attuale amministrazione. Dura la risposta del sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, raggiunto dalla nostra redazione telefonicamente. La risposta è semplicissima, perché credo chi scrive i documenti deve avere conoscenza e coscienza di quello che scrive. Per quanto riguarda le imprese, credo che anche un bambino di 2 anni sappia che si fanno delle gare pubbliche per l'affidamento di lavori pubblici. Quindi chi crede di mettere in dubbio la legittimità o la liceità di un affidamento di un incarico o di un appalto di un'impresa pubblica deve avere anche il coraggio di denunciare davanti agli organi competenti, prendendosene poi le conseguenziali responsabilità nel caso in cui le accuse dovessero essere infondate. Per quanto riguarda le delibere fatte dalla giunta di affidamento di incarico a dei professionisti, qualcuno dimentica, perché una collaboratrice dello studio di uno dei rappresentanti di chi parla ha avuto l'incarico legale dall'amministrazione comunale. Quindi mi sembra un poco strana questa accusa. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi a mezzo termine di dirigenti, del dirigente dell'area tecnica, di incarichi tecnici, io li sfido pubblicamente ad un incontro. Delibere e determine alla mano per dimostrare che hanno avuto incarichi tecnici anche persone fiancheggiatori della loro lista o candidati contro di noi in altre liste. Per quanto riguarda poi l'affidamento a figli di dirigenti del comune di Sala Consilina, io credo che probabilmente o non conoscano la pianta organizzativa del nostro ente, o probabilmente si riferiscono ad altri enti, perché il comune di Sala Consilina ha 3 dirigenti, il segretario comunale che è di fuori ed ha figli in età scolare, 2 dirigenti, il dirigente area tecnica, ingegner Rattino Denichis, il dirigente area finanze, dottor Giuseppe Sforzino, che hanno i figli ancora quasi lattanti. Consiglierei a queste persone, prima di parlare, di comportarsi in maniera arrogante, perché sembra che è diventato quasi il loro leitmotiv e i loro comportamenti anche in altri incontri pubblici, di pensarci bene, altrimenti rischiano di fare ulteriori brutte figure oltre a quelle che già abbiamo fatto negli ultimi giorni.